fatto della coscienza nera, dell'orgoglio di essere neri, cioè della riscoperta della propria storia. E soprattutto rivisitandola rispetto a Garvey, noi non dobbiamo tornare in Africa, noi dobbiamo cambiare l'America. Questo è il dato di fondo. L'idea soprattutto che si rivolge alle donne afro, voi siete il cuore della comunità, ce lo raccontava Salinari la volta scorsa, il peso della donna africana. Tra l'altro le comunità afro sono comunità familiarmente disgregate, in genere con molti figli, padri diversi, senza un uomo stabile in casa. La figura centrale è la figura della donna, che tiene, ecco, questa. Quindi è forte il ruolo delle donne nelle comunità, nella comunità afro, ma comincia anche lì un'evoluzione. Passa dal maschilismo molto duro nel suo periodo, prima criminale e poi voglio dire di musulmano nero, ma una visione molto più attenta. Erano anche gli anni in cui si stava aprendo il campo del movimento femminile. Quindi diciamo che influisce molto sull'idea che i neri hanno di sé. Ecco. Come diceva voglio dire bene Raffaele Salinari lunedì scorso, io mi riferisco sempre a lui perché è stata veramente una bellissima introduzione, secondo me, al discorso di questa sera. Il dato proprio culturale, la narrazione, la visione che si ha e che è centrale. Poi diventa tante cose, diventa un mito come Che Guevara. L'altra sera vedevo un film in televisione con Ficcaro e Piccone, a un certo punto uno dei due dice all'altro: noi siamo due rivoluzionari, non volevamo lavorare, non andiamo in crisi di sistema perché no? E dice, siamo come Che Guevara, e l'altro dice: Che Guevara, e chi è? E il primo gli risponde: non lo so, uno che fa magliette. Ma tutto è bello, voglio dire, no? Nel senso che anche Malcolm X è diventato uno che fa magliette, nel senso che Malcolm X si è declinato in tutte le forme possibili, negli Stati Uniti e non solo, no? Ma quello è l'aspetto fenomenico, così superficiale, che comunque non va sottovalutato e neanche considerato in modo snobistico. È un fatto identitario, è comunque riferirsi a un qualche cosa. Significa che praticamente come un momento di snodo, un atto fondante, c'è lui, no? Come per certi aspetti c'è. Dopo la storia non è più la stessa, ma perché dopo la storia non è più la stessa? Non perché lui ha fatto delle cose eroiche o ha avuto il coraggio di farsi assassinare, perché poi in realtà tutti e due sapevano, lo sapeva Lumumba, lo sapeva il cielo, sapeva benissimo anche Malcolm X l'avrebbe, la fine che sarebbe andato a fare. Gli ultimi mesi i suoi collaboratori lo descrivono proprio come un uomo che aveva chiarissimo l'idea che aveva poco tempo, perché era una corsa con la morte, se arrivava prima lui a sviluppare il suo progetto prima che lo uccidesse. Quindi ce l'aveva chiarissimo questa cosa, come peraltro ce l'aveva il cielo, voglio dire, come ce l'aveva appunto con. Non è quello l'eroismo del personaggio, perché se no cadiamo nel superomismo di destra, non è quello. È l'idea che dopo che queste persone sono passate e hanno portato un messaggio diverso, di speranza, soprattutto l'idea che anche i più umili, anche i più deboli, anche i disidratati, quelli che non contano nulla, sono comunque portatori di una forza che se sanno riconoscere in se stessi, li rende comunque invincibili e comunque padroni di una cosa, della propria dignità, che nessuno gli può togliere. Ecco, questo ha cambiato radicalmente il modo con cui la gente nera vede se stessa e il modo come uno vede se stesso e poi il modo attraverso cui vede anche il mondo. E questa è la forza di Malcolm X. Poi Malcolm X ne sono appropriati tutti, anche Obama cita Malcolm X oggi, voglio dire, no? Tra un po' gli inaugureranno probabilmente quando sarà dell'FBI o della CIA, come eroe americano, perché poi per carità la storia è fatta anche di queste cose, no? Però voglio dire, l'importanza di Malcolm X è soprattutto questa. Che dopo l'America non è stata più la stessa, e l'America nera assolutamente no. Che in qualche modo tutti sono dovuti passare da lì, cioè dall'idea che i neri dovevano in qualche modo essere padroni della loro storia, dovevano gestire le loro comunità, che dovevano organizzarsi. Poi è chiaro, gli anni 70, l'idea quella della lotta armata, delle campagne che giocavano nella città, voglio dire, chiaro che già negli anni 80 negli Stati Uniti questo non aveva più spazio, no? Qualcuno ha messo questo in politica, nel Partito Democratico, in altre organizzazioni, qualcuno l'ha messo sul piano, soprattutto sul piano culturale, come organizzatore di comunità, che sono stati poi, qualcuno è scappato, tanti sono scappati a Cuba per esempio, perché in America erano considerati terroristi e non potevano più starci, insomma, tanto per qualcuno in galera, ancora adesso tanti sono stati assassinati, però diciamo è stato un lievito profondo che ha pervaso tutta la società afroamericana e l'ha cambiata. Ecco, questo veramente è il segno che lui ha lasciato l'America,
L'America dopo 1965, l'America nera è l'America di Malcolm X, è impensabile senza Malcolm X. Grazie Giorgio. E il risultato è stato poi anche quello di Angela Davis, che poi si è iniziata con le Pantere Nere, sì, e che è riuscita a fare anche la sua lotta dal punto di vista anche un po' delle donne, no? Se vogliamo, anche se lei aveva studiato in Europa e poi è tornata, però è stata proprio sulla scia di Malcolm X che poi si è inserita lei. Sì, Angela Davis era un esponente, una professoressa universitaria, molto giovane, molto bella. Ecco, bella ancora adesso, insomma, voglio dire, sono passati tanti anni. E, con questa pettinatura afro, di cui le donne africane e afroamericane si vergognavano. E invece diventa poi un momento d'orgoglio la pettinatura afro, no? Questa Angela Davis, bellissima, radiosa con questa cosa, no? Lei era un esponente del Partito Comunista Americano. Che su posizioni molto moderate comunque ha sempre sostenuto la lotta degli afro, degli afroamericani, poi un partito inesistente, voglio dire, un partito che nel suo periodo di punta negli anni 70 aveva 20.000 militanti e come diceva qualcuno per lo spirito, diceva per metà stalinisti incorreggibili, per metà gente della CIA, della FBI, no? Erano molto lontani insomma davvero. E lei che cosa fa sostanzialmente? Si lega non tanto alle Pantere Nere quanto a un rapporto che nasce prima epistolare con un detenuto nel carcere di Soledad, che è un carcere di massima sicurezza della California, che si chiamava Jackson, e entra in rapporto con questo e aiuta questo carcerato in un tentativo di evasione che finisce poi con massacro. Sono i famosi fratelli di Soledad. E quindi lei viene arrestata come terrorista perché ha agevolato l'evasione, diventa un simbolo della lotta di liberazione e nasce una cosa che poi in Italia viene ripresa dalla lotta continua, che è quella che la parte più combattiva del proletariato sono i carcerati, perché loro dicono i neri sono nelle carceri in proporzione estremamente superiore ai bianchi, perché sostanzialmente il carcere è poi una delle forme con cui il potere reprime le masse, insomma le classi per l'appunto socialmente pericolose, d'altra parte guardate, senza voler straparlare, non è un caso che l'80% delle super affollate carceri italiane siano extracomunitarie, ma se andate in Francia è la stessa cosa, se andate in Inghilterra è la stessa cosa, voglio dire. No? Sono poi gli ultimi dannati della terra, direbbe Fanon, che sono poi nelle galere, no? Indipendentemente che poi siano delinquenti, spacciatori, questo è un altro discorso, però vuol dire qualcosa insomma questo, o c'è una tendenza naturale, come dicono la destra, di queste classi sociali o di questi a delinquere, oppure il problema è un problema di classe, c'è poco da fare. E questo problema viene posto con forza, quindi c'è la parte più oppressa, il proletariato nero, è in carcere. E quindi il carcere diventa il primo fronte di lotta per la liberazione dei fratelli incarcerati nelle prigioni dei bianchi. È una tesi che l'Italia riprende lotta continua, no? E che è stato avato una legazione di Cantà Pino Masi, parlava appunto anche di questo, insomma, ed è anche una tesi che poi è alla base, anche in Italia, della nascente lotta armata, perché la tesi dei NAP, che sono un'organizzazione che finisce presto, fatta quasi esclusivamente di ex detenuti, ed è una tesi poi sviluppata con forza dalle Brigate Rosse che nelle colonne di carcere, per dire, costruiscono, quando cominciano a avere centinaia di militanti in prigione. Ora, io per carità, sono anni passati e tragici, però mi è capitato una volta di conoscere, dire, una persona che era stata in carcere per motivi comuni, e che uscito dal carcere si è ricostruito una vita, e questa persona, voglio dire, che era in carcere per rapina, a me, e credo chiunque, voglio dire, ha detto questa cosa: io sono diventato un altro uomo quando in carcere ho visto i brigatisti, cioè mi hanno dato una lezione di dignità, di coerenza, per cui io ho capito che non ero un disperato, che in qualche modo, io sono uscito dal carcere un altro uomo, non più, voglio dire, cioè la mia rabbia la manifesto in un altro modo, non con la criminalità. Ecco. Cioè, questo nel carcere americano succedeva con i militanti incarcerati. D'altronde, voglio dire, Malcolm X si radicalizza in carcere, la sua crescita c'era in carcere, anche se passa attraverso la confessione religiosa, però insomma ce l'ha in carcere, perché sono proprio gli ultimi della terra, no? I dannati della terra, e diciamo, quella è in quegli anni soprattutto una scelta che espone ai grandi pericoli, ma dà anche una speranza e soprattutto la dignità. Ecco.
Angela Davis partecipa soprattutto a questa esperienza, che è un'esperienza un po' particolare che si svolge in California e che più che alle Pantere Nere è legata a questo gruppo, questa esperienza carcerale, la carcere di Soledad. Grazie Giorgio. Altri? Bene, direi che abbiamo esaurito anche le domande, i dubbi. Vi ricordo solamente che la settimana prossima, lunedì 13, tratteremo la figura di Vangari Maathai con la scrittrice e giornalista Monica Lanfranco. Vangari Maathai è stata premio Nobel 2004 per la pace, kenyota, ambientalista e figura di pace appunto, e sarà interessante tornare in Africa in questo percorso appunto che noi abbiamo chiamato Ombelico del Mondo e che è molto profondo come si può vedere. Grazie a Giorgio Amico per questo grande intervento che ha fatto questa sera, ci ha fatto conoscere una figura complessa ma molto molto interessante. Ci vediamo lunedì prossimo, grazie a tutti.